Parliamo di verbi. Che cosa è il verbo? Il verbo è la parte variabile del discorso che esprime azioni compiute o subite dal soggetto, caratteristiche e stati del soggetto. Se io dico il gatto miagola è un'azione. Se io dico il gatto è simpatico, io ho un verbo che mi esprime una caratteristica. Allora, il verbo concorda col soggetto per persona e numero. Quindi, io faccio, tu fai, egli fa e così via. Ha una forma verbale, corrisponde una persona e un numero. Canta, canto, cantiamo, cantano. Cos'è che cambia? Cambia la desinenza. La radice è variabile e la particella can't. Se io leggo la parola, appunto, la frase canta, io so che non può essere chi parla, non può essere io che ascolto, ma poi deve essere per forza una terza persona. Una. Perché canta è egli o lei. Se fosse stato scritto cantano, io capirei che si tratta di una terza persona sicuramente, ma non singolare, ma plurale. Quindi il verbo ci dice molto sul soggetto. Il verbo ci dice molto anche su ciò che vogliamo dire. In particolare, qualcosa di certo e sicuro è dato dal modo indicativo. Io non studio molto, è una constatazione. Non studio abbastanza, non studio molto, è una certezza. Se invece io dico, ah, se studiassi di più, io metto un'ipotesi. Se studiassi di più, avrei voti migliori. È un'ipotesi. È anche un consiglio, è un augurio. Non è qualcosa di certo, sicuro, ora. Studierei è qualcosa di possibile. Studierei di più se non avessi così tanti impegni. Quindi, se si verifica la possibilità del non avere impegni, allora studierei di più. Anche questo non è qualcosa di certo, ma è possibile a determinate condizioni. Studia è invece un comando. Un imperativo. Allo stesso modo, i verbi cambiano la desinenza per dirci se l'azione che avviene o la caratteristica che rileviamo appartiene al presente, al passato o al futuro. Studio volentieri vuol dire oggi o in generale. Studiavo di più una volta. Studierò domani. Poi abbiamo anche un discorso di aspetto. Se io dico la ragazza urlò di paura, è un'azione che è chiusa in quel momento. Ci fu un urlo, uno.
La ragazza urlò di paura e fuggì. Non fuggì urlando, urlò di paura, poi smise di urlare e fuggì. Se invece io utilizzo l'imperfetto, la ragazza urlava di paura, vuol dire che quando arrivai e la vidi, lei urlava e continuò ad urlare per un certo periodo di tempo mentre io la guardavo. La ragazza urlava di paura mentre cercavo di chiudere la porta, per esempio. O mentre fuggiva da un chicchericì, per esempio. Quindi c'è un aspetto puntuale nel passato remoto e un aspetto continuativo nell'imperfetto. Nell'imperfetto, come per esempio nel trapassato prossimo. Aveva studiato tutto il pomeriggio. Per un bel po'. Abbiamo poi la direzione. Il cane morse il padrone. L'azione va dal cane verso il padrone. Il cane morse il padrone. Il cane fu morso dal padrone, l'azione va dal padrone al cane, al contrario. Quindi il verbo ci dice anche la direzione dell'azione, da chi a chi.